Quest'idea è nata da me e Eleonora, avevamo pensato di farlo a settembre del 2017, poi c'è stata una problematica di tempistiche, eccetera, dovevamo farlo in palestra perché comunque risultava troppo freddo, quindi abbiamo deciso di spostare tutta la programmazione. Però questo secondo me ha giovato perché siamo riusciti a preparare uno spettacolo migliore. Abbiamo legato di più, abbiamo avuto molto a che fare anche con le ragazze che hanno ballato, quindi secondo me quello che veramente rimarrà di questa serata non è tanto il prodotto artistico, ma è proprio quello, cioè l'eredità di questo spettacolo secondo me è quello che si è creato a livello empatico fra tutti i partecipanti, è la cosa che mi ha reso forse più felice. Quindi ci siamo organizzati, io e da prima io, Eleonora e Pierluigi, abbiamo cercato gli sponsor, abbiamo fatto un sacco di cose, poi si è aggiunta anche Alice e abbiamo deciso di improntare questo spettacolo sui film. Inizialmente volevamo fare sui musical. Poi abbiamo visto che era un po' restrittiva la cosa, soprattutto per chi fa hip hop, e quindi abbiamo deciso di passare alle colonne sonore dei film, quindi molto più ampio. Il spettacolo di questa sera è la prima di tre serate, andato benissimo, dove vede in prevalenza esibirsi ragazzi giovani del territorio e anche no. È organizzato da una squadra di persone molto affiatate. Oggi abbiamo fatto anche delle prove sotto la pioggia con le bambine e anche lì hanno resistito, sono state grandissime, magistrali direi. E anche lo spettacolo devo dire che è stato fantastico. Io sono di poche parole, quindi chiudo qui. Grazie. Che cosa mi ha lasciato questo spettacolo? Tantissimo. Mi ha lasciato un sacco di emozioni e aver visto le mie ragazze ballare, che sono anche le compagne con cui io ballo. È stato veramente bello, mi sono messa in gioco quest'anno più di altri anni, ho fatto tre coreografie su uno spettacolo, quindi è stato veramente bello. Cantato dal vivo e ballato così è veramente meraviglioso. Ecco, l'auspicio è che l'anno prossimo questa serata possa diventare ancora più importante e preziosa con l'inserimento di qualche novità che so che i ragazzi hanno in riservo.